Continua a crescere il numero di vittime a Steccato di Cutro, dove nella notte tra il 25 e il 26 febbraio è affondato un barcone pieno di migranti provenienti dalla Turchia. Oggi il bilancio ufficiale parla di 64 decessi, di cui 15 minori e un neonato di 6 mesi. Ma il dramma potrebbe rivelarsi più grave e le ricerche non sono ancora concluse. Bandiera a mezz'asta al Consiglio regionale della Calabria per volontà del governatore Occhiuto, mentre la popolazione si è riversata a dare l'ultimo saluto ai morti di fronte al Palamilone, a Crotone, dove domani sarà allestita la camera ardente. Sono stati arrestati 3 scafisti che secondo gli inquirenti avrebbero condotto il barcone, mentre è indagato un quarto uomo. La voce del sindaco di Cutro, Antonio Ceraso. È un qualcosa che rimarrà per sempre nella mente di chi ha visto lì. I riflettori non si debbono spegnere. È un fenomeno che purtroppo va attenzionato. Non possiamo sempre arrivare un attimo dopo che è successo l'evento. Vendo telefonate da anche comuni cittadini che vogliono mettere a disposizione un colloquio nei vari paesi della provincia. In questo momento quello che è importante è reperire i loculi per dare degna sepoltura.